4 del Sapri, un po' in bambola adesso la squadra campana dopo aver preso il gol, e l'arbitro fischia in questo momento, si arrabbia Toscano con l'arbitro, terzo minuto di recupero, vanno a vedere Di Sole, se la prendono con l'arbitro, non mi sembra molto sportivo il gesto dei giocatori del Sapri, eravamo al terzo minuto di recupero, la rigore la mezza a... questa partita che si stava diventando difficile, ma anche Giacomarro va a parlare con l'arbitro, vediamo, non è una partita che è finita con una certa tranquillità, la mezza pareggiato nel minuto di recupero al 93esimo, pareggia Mangiapane con... si è trovato in area di rigore una palla vagante che è arrivata dopo uno scambio, dopo uno scontro tra Di Piedi e i due avversari del Sapri, la palla è arrivata a Mangiapane che l'ha insaccata sotto la pancia del... Eravate davvero sotto la linea del traguardo, poi che cosa è accaduto su quell'ultima azione della Vigor Lamezia? La difesa del Sapri è stata un po' così sonnecchiante? È accaduto purtroppo come capita spesso, insomma, quando c'è l'assalto finale, nelle mischie, purtroppo si è creato un buco e hanno trovato il gol del pareggio. Due punti persi per voi? Sicuramente, perché arrivi fino al quasi al 95esimo, che è sull'1-0, quindi speri di portare in porto un risultato positivo. È stato comunque un risultato positivo, però per come avevamo preparato la partita, però è chiaro, insomma, vinci, speri di vincere la partita alla fine. Corsie esterne bloccate e quindi il Lamezia si è trovato, diciamo, sistematicamente nelle condizioni di non poter essere efficace. Merito del Sapri o demerito del Lamezia? Ma abbiamo provato la partita in una certa maniera, è chiaro che veniamo a Lamezia, è chiaro che la Vigor doveva fare la partita, quindi ci siamo un attimo cautelati, tenendo la squadra un pochino più coperta dietro e cercando di ripartire. Abbiamo fatto bene, potevamo anche chiudere la partita al secondo tempo in due o tre occasioni, però purtroppo siamo stati un attimo sfortunati. Perché Antonio Rogazzo è ripartito da Sapri e chi vincerà il campionato, visto che ci sono quattro squadre raggomitolate in due punti? Antonio Rogazzo è ripartito da Sapri perché mi hanno dato questa possibilità da martedì, sono contento, questo qua è stato sempre il mio lavoro, insomma, stare sul campo, quindi lo faccio con grande passione. Chi vincerà il campionato questo non lo so dire, è chiaro che la squadra più attrezzata è la Vigor, però come anche voi mi insegnate, nell'arco del campionato ci sono tante difficoltà, insomma, quindi si gioca contro altre squadre, si gioca. Quindi è chiaro, oggi come l'hai vista? Ma hanno cercato di fare la partita, metterci in difficoltà con Mangiapane che veniva a prendere palla tra le linee. È chiaro, noi, come dicevo prima, ci sono anche le altre squadre, sì, è chiaro, insomma, è normale pure che tu le squadre le studi, sai contro chi vai a giocare, cerchi di non essere sprovveduto, quindi... Infatti sembra che l'hai studiata proprio questa vita. Studiata, conoscevo le caratteristiche di diversi calciatori, anche per sia calciatore che l'anno scorso da allenatore, quindi... Direi che aspettavo qualcosina in più alla fine del risultato. Sei tornato al Dipolito da allenatore questa volta? È la prima volta che torno al Dipolito. Ho fatto un certo effetto all'inizio, comunque un pizzico di emozione. Sono rimasto legato alla città, ho ancora tanti amici, è sempre un piacere tornare qua. È un tuo giudizio complessivo? Beh, a parte la partita, secondo te potrà lottare fino alla fine per vincere questo campionato? Sì, diciamo che io finale ho fatto anche già, ho visto tante partite. È chiaro che mi sembra la squadra più forte, la più attrezzata per vincere il campionato. Magari un domani il ragazzo sulla panchina della Vigor. Se fai tu il presidente. Antonio, rapiti qualche similitudine con la tua Vigor di Boccolini, tanti giocatori di grido, però forse qualche difficoltà di troppo in campo. Diciamo che quella Vigor aveva sicuramente un castiglio in più quella Vigor. Probabilmente la squadra più forte. Senza nulla togliere a questi calciatori che sono sicuramente di un certo livello per questa categoria. Grazie.